cimitero di Battipaglia. Concessionari chiedono danni. Sorvegliato speciale a Battipaglia. Arrestato. Furto Decathlon a Montecorvino Pugliano. Arrestata cittadina rumena. No all'impianto di biomasse a Capaccio. Sindaci in marcia con i trattori. Problema rifiuti a Eboli. Emergenza nel centro storico. Tsunami nei comuni. Commissari da Salerno a Eboli. Poste Italiane. Incontro in comune. Con una lettera consegnata ieri all'ufficio protocollo del comune di Battipaglia, i concessionari dei loculi delle cappelle non ancora realizzate al cimitero hanno deciso di mettere in mora il comune, chiedendo un risarcimento danni. In particolare, i concessionari lamentano che i lavori sono stati sospesi senza nessuna comunicazione ufficiale. Molti acquirenti hanno già versato la somma stabilita dal contratto, ossia 40.000 euro. La questione più grave, dichiarano i concessionari, è la mancanza di trasparenza da parte dell'amministrazione comunale, dato che continua a non rendicontare lo stato economico dei lavori. Continua l'azione di controllo straordinaria messa in atto, come ogni anno, dai carabinieri della Compagnia di Battipaglia, lungo la litoranea dei comuni di Battipaglia e Pontecagnano. Grazie a questi controlli capillari, militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno scovato un pregiudicato di Battipaglia sorvegliato speciale, mentre stava per accedere ad un lido del litorale di Pontecagnano. Il pregiudicato è stato arrestato. Nel pomeriggio di ieri a Montecorvino Pugliano, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, con la collaborazione del servizio di vigilanza, una cittadina rumena incensurata, appena 19enne, residente ad Eboli. La straniera, dopo aver asportato all'interno del Decathlon i dispositivi antitaccheggio, era riuscita ad asportare capi di abbigliamento per un valore di circa 200 euro. Arrestata, sarà giudicata con rito direttissimo. Difendiamo il nostro territorio, no all'impianto a biomasse. Questo lo slogan che ha aperto ieri sera a Capaccio il corteo organizzato dal comitato Sorvella Sabatella per ribadire il no della popolazione capaccese alla realizzazione della centrale elettrica nella città dei Templi. La marcia di protesta, guidata da 13 trattori e 4 ambulanze, è partita alle 19 dalla località Sorvella ed è terminata in piazza Santini. Qui il comitato ha organizzato un incontro pubblico per sensibilizzare la popolazione sulle possibili ripercussioni che potrebbe avere l'impianto sul territorio e in particolare sulla sua economia, sul turismo, sull'agricoltura e soprattutto sulla salute. Al dibattito sono intervenuti rappresentanti delle associazioni ambientaliste, esperti del settore, esponenti dell'amministrazione del Consiglio Comunale e i sindaci dei comuni confinanti con Capaccio, Agropoli, Albanella, Giungano, Rocca d'Aspite e Trentinara. Continuano i disagi per il problema dei rifiuti ad Eboli. La situazione più grave riguarda il centro storico, dove i sacchetti vengono lasciati ovunque, creando problemi agli addetti al servizio di raccolta, costretti ogni giorno a girare tra i vari vicoli e piazze per recuperare i rifiuti. Una situazione di assoluto degrado che si ritrova anche in pieno centro, dove i sacchetti vengono abbandonati in Bella Vista oppure depositati davanti ai condomini molto prima dell'orario stabilito. Un vero e proprio tsunami elettorale in arrivo per il 2015. La scintilla che ha innescato il meccanismo amministrativo è rappresentata dalla legge, approvata in Consiglio regionale, che in Campania stabilisce come i sindaci intenzionati a candidarsi alle prossime elezioni regionali debbano dimettersi necessariamente 30 giorni prima del voto. Se così sarà, saranno numerosi i comuni che vedranno il proprio sindaco lasciare anticipatamente la carica e di conseguenza subiranno il commissariamento prefettizio, a partire da Salerno, dove De Luca dovrebbe lasciare Palazzo Guerra entro febbraio, se davvero vuole contendere a Caldoro la poltrona di governatore. Una circostanza che a sinistra riguarda sicuramente comuni come Eboli, Agropoli, Fisciano, Giffoni, Vallepiana, solo per citare le città con i sindaci più gettonati in vista della corsa per le regionali. A destra il discorso non cambia, anche se qui di conferme non ve ne sono.
si è tenuto un incontro presso la Casa Comunale con i rappresentanti di Poste Italiane per discutere della delocalizzazione dello sportello per il ritiro della corrispondenza a firma non consegnata al domicilio. Il viceprefetto Iorio ha rappresentato al dottor Carlo Gargiulo, responsabile del recapito dell'area sud di Poste, i disagi dei cittadini di Battipaglia, che devono fare riferimento al centro di distribuzione postale in periferia. Il viceprefetto ha posto all'attenzione dei rappresentanti di Poste l'alternativa di locali di proprietà comunale, ubicati nel centro della città, che potrebbero essere dati in affitto per tale scopo. Il dottor Iorio ha anche posto l'accento sulla richiesta dei cittadini relativi alla realizzazione di servizi igienici nell'ufficio postale.